nuova tappa Lago Tour. Siamo sul Lago Antorno, andando su per quella strada si va alle Tre Cime di Lavaredo, ma non è questa la giornata delle Tre Cime di Lavaredo, anche perché adesso sono le 2:30 del pomeriggio. Andare su significa dover stare su lì la sera, non era questo il programma. Qui è una location molto interessante. Il lago sta soffrendo meno della siccità rispetto agli altri che abbiamo, l'altro che abbiamo già visto di Braies. E qui è molto interessante perché col riflesso della montagna sull'acqua si possono ottenere delle foto abbastanza interessanti. Lì in fondo c'è il Ponticello, una location, una prospettiva iconica per quanto riguarda questo tipo di fotografia. E niente, adesso faremo qualche scatto, andremo a provare qualche prospettiva che mi servirà non tanto per fare delle buone foto ora, anche perché il cielo è molto molto piatto, si potrebbe ottenere qualcosa di buono facendo una composizione artistica, quindi andando a sostituire il cielo eccetera, magari ti farò vedere qualche risultato che si può ottenere. E qui vado a fare delle foto che mi serviranno più che altro come repertorio per un lavoro sul quale sto lavorando, scusa la ripetizione, la parola, e che mi servirà appunto per dei progetti futuri. Ma adesso continuo, gireremo attorno al lago e andremo a fare qualche foto. Vado giù con questa prospettiva, aspetta che c'è la mia ombra in mezzo, quindi mi abbasso un pochino per sparire un po' del panorama. E qui il polarizzatore sicuramente mi dà una mano, tira fuori un po' di dettaglio. Vado a sottoesporre un pochino e vediamo un po' il risultato che viene fuori. Non è sicuramente la prospettiva migliore, nemmeno l'orario migliore, diciamo, però vediamo dopo i risultati alla fine. Certo che il lago Antorno è veramente molto molto piccolo, ci si mette un attimo a girarsi attorno, però è molto carino, bello. La luce non è adatta, sicuramente non è adatta, però è interessante per i colori degli alberi, che magari enfatizzandoli un pochino in editing renderanno bene. Luce tremendamente dura, però voglio comunque farla, perché la luce arriva da di là, mi illumina gli alberi, le montagne, con un bel grand'angolo. Magari andrò a fare anche una sequenza paesaggistica, quindi panorama, vediamo cosa mi offre. Oh beh, sì, un po' stretto, ok, direi che ci può andare bene, quindi cominciamo. 1, 2, 3, 4. Tra l'altro avevo fatto un errore nell'impostazione, sono andato a impostare una modalità semiautomatica, quindi mi andava a cambiare dei parametri di scatto tipo sugli ISO, avevo messo ISO automatici e non va bene. Mettiamo tutto manuale, le basi della fotografia, e me le sono dimenticate, me le sono perse. Tutti i parametri fermi, io devo per forza utilizzare dei parametri standard su ogni foto. Iniziamo da qui. Ok, fatto. Andremo a vedere qual è il risultato. Intanto mi guardo un po' le anteprime. Carine, sono carine. Chissà quale sarà il risultato finale, però. E vado a fare la più iconica delle foto del lago Antorno. Ovviamente la situazione non è ideale perché ho l'ombra giusto davanti. Cercherò di abbassarmi e far sparire la mia ombra. Impossibile, c'è l'ombra che viene davanti. Allora, lì sotto come mi ero piazzato è totalmente impossibile perché l'ombra è troppo vicina, quindi mi sono allontanato un pochino e vado ad usare un 35 mm di focale per riuscire a riprendere il contesto senza la mia ombra in mezzo. Vediamo. Sì, può andare meglio. Ovviamente la luce no, non va bene, non va assolutamente bene. Possiamo giocare un po' di editing artistico, ma troppa luce, decisamente troppa luce per i miei gusti.
un po' meglio da questo lato. Questo lato la luce del sole sta cominciando a calare, quindi può essere già più interessante come inquadratura. Oh Flavio, l'ho trovata. Questa è bella. Eccoci qua al Lago Tour, terza tappa, lago di Misurina, che questo sta soffrendo un pochino, si vede molto bene lì dai bordi, molto basso, una zona dove siamo passati prima era proprio secca, però anche qui qualcosa di interessante c'è. Adesso che sta andando giù il sole, si vede lì, guardate il sole che sta andando giù, crea le prime ombre e cerco qualche prospettiva interessante. Il posto in sé è anche fantastico, non sono le condizioni diciamo ideali per fare fotografia, però comunque che paesaggi ragazzi. E qui amici si ritorna al stesso discorso di cui ho accennato in qualche post su Instagram e comunque online, ovvero che il principale limite che colpisce i fotografi amatoriali è la pigrizia di prendere, andare a fare della strada, visitare dei posti, perché guarda, qui è un posto decisamente fantastico. Tuttavia, anche se in questo caso non ci ha regalato dei paesaggi ideali dal punto di vista luminoso, beh, noi attendiamo un pochino che il sole cali e poi magari qualcosa di buono salta fuori. Però se non prendevamo, venivamo qui a fare la strada, a svegliarci presto, stamattina la sveglia a casa mia è stata alle 4 e adesso siamo qui, arriveremo a casa stasera, però che posti ragazzi. E alla fine siamo tornati qui, siamo al Lago Antorno, perché come puoi vederlo il sole mi sta baciando, ma sta tramontando. L'idea è di andare, la speranza è di avere un bel contesto lì con il sole calando che va ad illuminare la montagna. È pieno di gente lì sul solito ponticello iconico, perché probabilmente è conosciuta questa cosa, quindi tutti vengono qui per fare la classica foto instagrammabile.